Questa è Tor Sapienza, la parte ecco, più splendida di Tor Sapienza. Un territorio molto ampio. Quando il sindaco venne nella zona di Giorgio Morandi, dove scoppiò la protesta. Ma non era una questione al centro immigrati, diciamo quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vera guerriglia. I problemi del quartiere sono tantissimi. Ci spostiamo qui nella zona di Via Salviati, un'altra grossa questione aperta del quartiere. Qui sulla destra si può vedere quello che c'è in questo campo, da dove per anni sono partiti i roghi. Questo odore acre che prende alla gola gli occhi di plastica bruciata, tutto ciò per recuperare rame o quant'altro. Nel quartiere ci sono numerosi insediamenti abusivi, uno ad esempio è qui a Via Amarilli. Gli occupanti del campo di Via Amarilli operano soprattutto in questa struttura qui. Erano degli ex uffici della Guardia di Finanza che poi ha lasciato, sono rimasti nello stato di abbandono e sono stati depredati, ma tutto questo sta accadendo da 5 mesi, 6 mesi. Questo è un carico pronto, no? Sì, sì. Possiamo definirlo così. Poi non sappiamo perché il carico è stato abbandonato qua. Pezzo pezzo, lo stanno smontando tutto. Ci spostiamo in via Collatina, qui due situazioni preoccupanti. C'è il centro rifugiati politici, dove il comune e la ASL hanno certificato ultimamente a noi del comitato l'esistenza di casi di scabbia. Proviamo a vedere se ci fanno entrare. Non posso entrare, proprio. Però dico a chi posso chiedere? A chi? A nessuno, non posso entrare. È occupato questo posto? Si è occupato, però non posso entrare. Ciao, andiamo. Neanche voi in realtà potreste, perché anche è occupato. Adiacente, proprio da confine, hanno edificato tantissime baracche che a luglio sono andate a fuoco. La casa era piena di fumo, i figli erano bollenti, ho preso i ragazzini e siamo scappati. Da fuori non si vede nulla, è semplicemente un capannone abbandonato e dentro c'è un villaggio. Io da quando sono qui, dall'anno scorso. Dall'anno scorso. È venuto qualcuno del comune, a dirvi... No, però qui è un po' brutto. Lei era qua quando c'è stato l'incendio? No. Voi siete arrivati dopo l'incendio? Sì, dopo. E questa è la stazione di Tor Sapienza. Qui c'erano delle grate come queste. Sono state tolte, sono state rubate, praticamente... Anche questa stazione la stanno smontando pezzetto per pezzetto. È la quarta volta che questa scala viene saccheggiata, quindi inutilizzata, inutilizzabile. Qui lo vediamo, praticamente si sono portati via i corrimano d'acciaio. Tutti i corrimani. Non bastasse la questione occupazioni, c'è poi la questione prostituzione in piano giorno. L'ha ripresa da qua? Sì. C'è quella banchina là? A 5 metri dalle finestre. E questo in pieno giorno? Cioè qui in un parco dove ovviamente ci saranno bambini, ci saranno mamme, lo vediamo. E addirittura il pagamento. Ci spostiamo a Via Costi, anche qui un'occupazione, ma non si tratta di un insediamento, ma un vero e proprio palazzo è stato occupato. Eccolo laggiù, vedi. E qui vivono in un'altra condizione veramente disperata. Sono un paio di mesi che sto qui. Quando sono venuto già ho trovato tutto sto degrado qua. Qui le scale le avete messe voi, non c'erano? Questo era un condominio, era un palazzo, questo era un condominio. Che però non hanno mai terminato, credo. Questa è la cucina. Acqua corrente non c'è. Ci sono alcuni italiani che vivono. Sì, ci sono due famiglie italiane che vivono qua. I miei parenti non sanno in quale condizione in cui sto. Quindi non sanno. Perché io ho una casa che vivo per conto mio a Roma, in una casa con la mia famiglia e tutto quanto. Non sanno che stiamo in queste condizioni critiche. Questo è il terrazzo. Questi sono i terrazzi. Ma come ci è arrivata tutta questa mondezza sul terrazzo? Sono loro. Questa è la ghiostrina. Sì, questa è la ghiostrina che sta all'interno. Siamo nella terra di nessuno. Noi seguiamo a dire le istituzioni non esistono, quando hanno seri problemi che non riescono a risolvere, mettono tutto nel nostro territorio. Ed eccola qua, questa è Tor Sapienza oggi.